Ben arrivati amici all'interno della nostra Digital Transformation TV, la prima televisione italiana interamente dedicata a questo settore. Io partirei, naturalmente, se siete d'accordo, con la prima puntata in compagnia di Franco Nicosia, che è Project Manager di Dornic, che è già collegato in nostra compagnia. Ben trovato, Franco. Ciao Claudio. Allora direi partiamo perché dobbiamo intanto rappresentare quella che è la problematica, per così dire, cioè che cosa intendiamo per information technology, poi arriviamo al passaggio al digitale in generale. Information technology devi considerare un acronimo, cioè in pratica è come se all'interno di queste due parole confluissero tutti i sistemi di trasformazione, di gestione, di trasferimento, di conservazione dei dati, prevalentemente in ambito aziendale. L'information technology ha un impatto sulla esistenza delle persone importante, in quanto oggi possiamo dire che le persone sono fatte di dati, e quindi di conseguenza il modo con cui questi dati vengono gestiti può fare la differenza anche all'interno delle scelte aziendali. Sai che soprattutto nel sud Italia c'è un po' un gap rispetto al resto d'Europa, dell'Europa del Nord, naturalmente. Che cosa si rischia restando al passo? Ci sono ancora delle resistenze da parte, direi, anche di imprenditori anche forti, anche grandi sul mercato del lavoro, che però restano un po' legati alla tradizione, ecco. Esattamente il modo con cui si è inteso dare contenuto alle parole information technology. In Italia è sempre stato visto quasi come un obbligo, cioè in pratica le aziende hanno gestito i dati internamente oppure hanno pensato che molto probabilmente era una cosa che riguardava la gestione delle reti o la sicurezza dei dati. Tuttavia, soprattutto negli ultimi 10 anni, in cui il modo di comunicare è totalmente cambiato, le implicazioni che riguardano la gestione dell'informazione e dei dati sono diventate estremamente ampie. In quale però, con quale obiettivo? L'obiettivo è quello della competitività. Oggi si passa appunto da questa abitudine, da questa visione, da questo tipo di approccio, ad un approccio che sia multidisciplinare. Quindi più che affidarsi ad un professionista, io direi che oggi è opportuno avere a che fare con, diciamo, più professionisti. L'approccio deve essere sicuramente multidisciplinare e quindi a più professionisti rispetto chiaramente ad un unico professionista. Qual è la scelta che porta ad includere il sistema Dornic all'interno della propria azienda, inteso proprio come suite? È proprio l'approccio multidisciplinare. Abbiamo pensato che in questo momento fosse necessario pensare di strutturare non solo professionisti, ma anche i software che sono necessari, ovviamente per la risoluzione la più rapida possibile dei problemi di information technology all'interno dell'azienda, in modo tale che questo tipo di approccio fosse appunto un approccio rapido ed efficace per le esigenze del cliente. È un po' come Information Technology rappresenta un acronimo, allo stesso modo Dornic vuole essere un acronimo di diversi servizi, di diverse professionalità messe a disposizione del cliente al fine appunto di adeguare il proprio viaggio, no? La propria entrata nel mondo della trasformazione digitale, anche in funzione della possibilità di poter attingere alle numerose risorse finanziarie ed economiche che sono messe in disponibilità dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal piano Impresa 4.0. Direi che ci stiamo proprio concentrando sull'importanza di fare rete, no? A questo punto, tra diverse professionalità per raggiungere un obiettivo comune. Ti chiederei, attraverso la tua esperienza, quali sono stati degli episodi che hanno caratterizzato un po' la tua carriera, un momento nel quale ti sei reso conto, anche personalmente, che andava cambiato qualcosa? Guarda Claudio, potrei citare molto semplicemente, non senza ironia, il parallelo fra l'obbligo della fatturazione elettronica e la possibilità, l'opportunità della dematerializzazione dei dati. Quindi nel momento in cui riuscissimo a far passare il messaggio che è assolutamente necessario nel mondo della trasformazione digitale, analizzare i processi in funzione delle opportunità, del miglioramento dell'efficienza, dell'economia di scala e dei migliori vantaggi qualitativi ed economici che un'azienda può ottenere adottando processi differenti, e allora a quel punto avremo risolto sicuramente il problema della competitività aziendale, in quanto la nostra flessibilità, la nostra creatività,
il nostro modo di fare impresa è sicuramente diverso. Grazie di cuore allora Franco Nicosia per aver concluso insieme a noi questa prima puntata della nostra Digital Transformation TV. Grazie ancora Franco. Grazie a te Claudio, grazie a te Claudio. Noi Buonasera a ci tutti. rivediamo alla prossima.